Sì, sempre. Ciao Loretta, buon pomeriggio a tutti. Ciao, stavo iniziando a tritare il prezzemolo per portarmi un po' avanti. Allora, come promesso, oggi pomeriggio facciamo le cozze fritte. Nonostante il caldo, vi volevo avvisare che nel caso va via la diretta, non è colpa nostra, ma oggi a Conversano la luce va e viene e va. E quindi potrebbe capitare che salta il collegamento. Quindi Blackout. cerchiamo di fare. No, però non è blackout. Non è blackout, salta la corrente, salta la luce. Va White bene? out. Ok. C'è il sole. Allora, facciamo le cozze fritte. Gli ingredienti per le cozze fritte sono le cozze, gentilmente offerte da Tonio, il mio spacciatore di pesce di fiducia. Top Fish, poi abbiamo il formaggio grattugiato, adesso vi dico tutto, le uova, l'acqua delle cozze, il pane raffermo, il prezzemolo e l'aglio. E tu? E io, che non sono una cozza, però ci sono lo stesso, va bene? Ok, allora iniziamo dal primo step e poi parliamo delle cozze, di come si puliscono, di come si aprono. Io devo mettere in ammollo il pane raffermo, quindi che cosa faccio? Guardate bene, prendo solo 2 cucchiai di acqua delle cozze, non ne prendo di più perché ho paura che poi il ripieno potrebbe essere troppo sapido e aggiungo l'acqua. E faccio ammorbidire il pane. Ok? Adesso aspettiamo qualche minuto e poi lo andiamo a strizzare. Nel frattempo io trito il prezzemolo e l'aglio e vi parlo delle cozze, come pulirle e tutto. Allora, dicevamo le cozze. Io le cozze, come vedete, le ho già un pochettino aperte. Però facciamo le cose passo per passo. Innanzitutto bisogna pulirle e lavarle. Come voi sapete, le cozze hanno al lato quella barbetta che si chiama il bisso. Quella si tira verso l'esterno della cozza così e si toglie. Insieme alla barbetta viene via una parte bianca. Se la parte bianca della cozza non è venuta via, occhio, guardate nella cozza perché potreste trovare dei residui di barbetta. Una volta tolta la barbetta, io faccio così. Ci sono due metodi per pulire le cozze. Il primo, una paglietta pulita, non utilizzata, di quelle di acciaio che usiamo per lavare i piatti. E quindi con quella andiamo e ci strofiniamo le cozze una a uno. È un po' più lungo come metodo, però è di sicura riuscita. Il secondo metodo è prendere le cozze, mettere in un sacchetto per alimenti, meglio 2 sacchetti di plastica per alimenti e metterci dentro il sale grosso. Ora io l'ho fatta questa operazione e ho fatto le fotografie, le devo solamente caricare nella ricetta. Quando finisco poi vi faccio vedere, le metterò nella ricetta. Una volta messe cozze e sale grosso in questo sacchetto per alimenti, quindi di plastica, che cosa facciamo? Andiamo a chiudere il sacchetto. Prendiamo le cozze col sale e andiamo a strofinarle o così in mano oppure sul piano da lavoro le strofiniamo come quando andiamo a lavare i panni a mano. Quindi le strofiniamo forte, le strofiniamo per parecchi minuti, così fra le mani nel sacchetto cozze
e sale, in modo che il sale va a eliminare tutta la sabbia, i residui che ci sono sulla buccia delle cozze, sulle valve delle cozze. Va bene? Quindi ci sono le vulve. Le vulve? Sì. Le vulve delle cozze. Va bene. Ecco, mi sembra di averlo scritto pure. Ok, va bene? Quindi ci sono due metodi di pulitura delle cozze. Va bene? Ok? Allora, ora abbiamo messo il pa- io poi che cosa ho fatto? Potete o aprirle leggermente come ho fatto io, e quindi più veloce, un metodo più veloce sul fuoco, giusto 2 minuti su una padella bollente, mettete le cozze, non appena accennano ad aprirsi le alzate e recuperate il liquido che ne è fuoriuscito, questo qui che io ho pure filtrato 2 volte con un colino a maglia stretta. Oppure, se siete capaci, aprite le cozze a crudo, e quindi le aprite, solo che se le aprite a crudo sarà più difficile mantenere tutte e due i gusci. Comunque si dice valve, non si dice come dici tu, sì, giusto per... Valve. Io giusto. Sono stata zitta però. Valve. Quindi, che cosa facciamo? Se le apriamo a mano avremo un solo guscio, più difficilmente ne avrete tutte e due, se siete bravi ne avrete tutte e due, però potete fare le cozze fritte sia con un solo guscio che con entrambi i gusci. Se poi volete proprio fare ancora più in fretta, andate dal vostro pescivendolo di fiducia e fatevi avere le cozze già aperte a mezzo guscio, già aperte crude a mezzo guscio, e ce le avrete già pronte per usarle. Va bene? Se c'è qualche domanda fatemela pure. Ok, ora io devo strizzare il pane che nel frattempo si è ammorbidito, quindi non fate stare il pane per troppo tempo in ammollo, altrimenti avrete una cosa troppo, grazie Angela, una cosa troppo molliccia. Allora, prendete il pane e lo strizzate nelle mani, così deve essere il più asciutto possibile. Vedete? Così. Ora io sto utilizzando dei panini perché avevo dei panini di qualche giorno, però se utilizzate del pane di Altamura, del pane di Matera, del pane di La Terza, così li ho detti tutti e nessuno si offende, verranno ancora più buone, perché naturalmente, come diciamo sempre, se utilizziamo dei prodotti buoni saremo più sicuri di avere un risultato eccellente. Se partiamo da prodotti già scadenti non potremo mai pretendere di avere un risultato eccellente. Quindi io ho detto, sto utilizzando dei panini che sono buonissimi, però sono panini, non è pane raffermo, ve lo dico così. Ho detto tutto, quindi io strizzo il pane e voi nel frattempo, se ci sono domande, fate pure, dimmi tutto. Io non riesco a vedere qua sul telefono perché si è fermato il commento. Ci ha messo solo acqua. Ho acqua e 2 cucchiai di acqua delle cozze, acqua potabile, acqua di rubinetto, acqua potabile, e 2 cucchiai di acqua delle cozze. Potremmo anche metterne di più, però rischiamo di avere poi un ripieno troppo sapido perché ci sarà il formaggio. Io non metterò il sale proprio perché ho messo quei 2 cucchiai di acqua delle cozze. No, io qui non vedo niente, commenti. C'è la supporter? Sì, l'ho vista già Angela. Ok, provvedere qualcosa che sì. Ci sfugge. Io vedo, si è fermato il coso dei commenti e io non vedo niente. Ok, dai, vediamo se ci facciamo bastare questo, se no passiamo tutto il tempo a guardare, voi passate il tempo a guardare me che strizzo il pane e non è proprio una cosa bellissima da vedere. Ci fermiamo a questo pezzettino di pane e ci siamo dimenticati una cosa importante, i saluti ai piccolini. Allora, ciao Mattias e ciao Noemi, così sicuramente Mattias ci sta guardando, penso anche noi,
Sono Mattias e zia. E perché non mi hai salutato? Ok, allora fermiamoci. Questi sono quelli che conosciamo, magari ce ne sono altri. Sì, noi stiamo salutando quelli che sappiamo. Poi se mi dovesse servire, prendo l'altro. Allora, questo è il pane strizzato. Ora, che cosa ci andiamo ad aggiungere? Siamo in diretta, quindi stiamo trattando. Sì, allora vediamo se riesco a recuperare. Non ci va. I tempi reali sono questi. Nel pesce. Allora, Isabella, il formaggio nel pesce ci va. Slow food. Perché sia nelle cozze ripiene che nelle cozze fritte e nelle cozze gratinate, il formaggio nel pesce ci va. Poi uno può dire a me non piace il formaggio nel pesce, però il formaggio nel pesce ci va. Va bene? Ok, allora io ora sto facendo la ricetta, la trovate nel link in descrizione sopra al video, dovrebbe esserci già la ricetta. Sì, okay? Nel post c'è un link. Sì, certo. Comunque dopo sopra metterò la foto bella e la ripubblicherò, tranquilli, perché io metto sempre la ricetta, sì, e metto anche sempre il risultato finale della ricetta che stiamo realizzando. Vi rimanderà allora nel sito, la trovate tutto. Sì, dicevo, mettiamo, prezzemolo tritato. E io poi qui sto mettendo dell'aglio. Il mio aglio è aglio fresco e quindi non ha né anima e né cuore, è cattivo. E quindi ciao, okay, dalla Florida. Ciao fino in Florida. States. Ok, allora nel frattempo io vado a tritare questo aglio col prezzemolo. Ci sono stato in Florida. Ok. Ad Orlando. Allora, il formaggio che potete utilizzare è il pecorino. Veramente si utilizzava di solito questo coltello, taglia quello che vede, cioè niente. Fatemi prendere un altro coltello, questo non va proprio bene. Vediamo se riusciamo a tritare il prezzemolo, se no devo prendere l'attrezzino. Allora, dicevo, il formaggio da utilizzare è il pecorino, oppure non lo so, posso dire il nome? No. Quell'altro formaggio che è comunque il pecorino. Io utilizzerò il... Non funzionano i coltelli qui oggi. C'è un... Mi sono dimenticata di... Il Gavoi? Il Gavoi. Non so se è scritto bene. Che formaggio è il Gavoi? Non so. Adesso mi sfugge. Utilizzo questo attrezzino magico. Volevo tritarlo a coltello per essere più buono, ma non va. Quindi, le cozze sono dei molluschi, non pesce. Ecco, bravo. Anche questo è vero. Ok. Abbiamo messo il prezzemolo. Cozze di mare. Abbiamo messo il prezzemolo. E all'aglio. L'aglio ci va. Se non volete mettere l'aglio, non le fate le cozze. Però l'aglio nelle cozze ci va. Io ne sto mettendo pure parecchio, perché ci sta bene. Ora puliamo bene il tutto e ripeto tutto, perché visto che abbiamo avuto qualche interruzione. Adesso arrivo. Allora, dicevamo, questo è il pane ammollato nell'acqua, ammorbidito nell'acqua, con 2 cucchiai di acqua di cottura delle cozze. Io l'ho strizzato per bene, ci ho aggiunto il prezzemolo, l'aglio. Adesso ci vado ad aggiungere il pepe. Pepe? Anche il pepe abbondante. Le uova. Adesso vediamo quante ce ne vorranno per questo poco di pane che ho strizzato. Ne mettiamo 2 per il momento. La signora ci ripete. Gavoi è un formaggio. È un formaggio? È un po' piccantino. E non abbiamo visto, aveva 2 rossi l'uovo. Come 2 rossi? Sì, guarda. Ah, un uovo, 2. 2 uova. Porta fortuna. Boh. Porta fortuna? Non credo, a me non porta fortuna niente. Un raddoppio. Io manco se trovo il pulcino nell'uovo mi porta fortuna. Il pulcino no. Ok. Ora, mi vado a lavare le mani che ho toccato le uova. C'è una signora dell'Olanda che dice che le cozze arrivano già pulite da loro.
Bene, meglio così. Meglio, risparmiate il lavoro. Che vi devo dire? Allora, abbiamo detto pane, uova, prezzemolo, aglio, pepe, formaggio. Andiamo con le mani. A proposito del formaggio, che a voi è una ricchezza della Sardegna, quindi penso che si fa il pecorino buono. Beh, presumo, ecco perché io non deriva lo so. dal nome del paese. Del paese, è il nome del paese. Va bene. Buona, è meglio, sempre bello sapere cose nuove. Impariamo anche noi. Allora, abbiamo aggiunto il formaggio. Ripeto, si usa il pecorino. Io sto utilizzando il parmigiano, ma si usa il pecorino e si usa il formaggio, altrimenti con che cosa cucchiamo le cozze, il pane, con che cosa lo teniamo? Solo con le uova? Non va bene. Ora che cosa facciamo? Andiamo a impastare. Nel caso il nostro composto dovesse risultare... Esatto, Angela, io non lo posso dire il nome, però il nome che ha detto Francesco Paolo Caggiano, quel formaggio è giusto, io non posso dire il nome dei prodotti. Formaggio da cucina. No, vabbè, ci vuole il pecorino. Quel pecorino, sì, vabbè. Il formaggio che ha detto Angela è proprio quello giusto che va. Io non lo posso dire il nome, però lei l'ha scritto. Ok, andiamo. Ora, un consiglio io vi voglio dare. Non utilizzate il pane in cassetta per fare questa ricetta, perché è proprio triste. Utilizzate il pane raffermo, non utilizzate il pane in cassetta, non ha un sapore, non va bene, non voglio dire altro, non va bene. Ok, abbiamo ottenuto il composto. Ora, il composto sembra giusto, come faremo a vedere lo dobbiamo provare prima di decidere se è giusto oppure no. Comunque io per sicurezza aggiungo un altro po' di formaggio. Così non lo devo rifare. Voi decidete, così come ho scritto nel link, se aggiungere altro formaggio o aggiungere il pan grattato. Decidete voi. Ok? Ora, io mi devo andare di nuovo a lavare le mani, abbiate pazienza, ma non posso fare... Sì, il fatto delle uova porta abbondanza. Abbondanza? Sì, c'è una signora, Chiara Tonia. Grazie per avercelo detto. È ovvio, è doppio. Non l'importanza è che l'abbondanza non si riversi su di me, è ancora di più l'abbondanza, va su altre cose. Arrivo. Saluti dalla Catania. Ciao dalla Catania. Sicilia. Ok, arrivo. Spero di non dovermi allontanare più, ma non penso. Io purtroppo ho questa cosa che mi devo lavare le mani sempre. Ora, che cosa facciamo? Andiamo a farcire le cozze. E quindi potete scegliere anche qui se lasciarle con i due gusci oppure no. Io ne farò un poco e un poco. Ok? Quindi io in questo caso vado a staccarlo. Quindi tengo un solo guscio. Il mezzo guscio pieno, quello vuoto lo puoi. Non il contrario. Sì. Questa qui, per esempio, che è così, adesso vi faccio vedere come farcirla e poi la andiamo a friggere. Quella la tengo intera. Questa la tengo intera. Questa, visto che è già aperta, faccio così. Come vi ho detto, decidete voi se aprirle a mano oppure no. Questa la tengo così. Allora, per il momento facciamo queste. Fatemi accendere di nuovo l'olio e vediamo come dobbiamo fare. Allora, che cosa facciamo? Questa è la cozza, prendiamo, non volevo sporcarmi di nuovo le mani, ma lo devo fare per forza, un po' di impasto, formiamo una specie di polpettino e lo andiamo a sistemare nella cozza, così. Ora, un'altra cosa che io ho dimenticato di dire, una volta che aprite le cozze, se le fate come me aperte in padella, le mettete a testa in giù e fate scolare bene l'acqua, perché deve essere asciutta la cozza in modo che il ripieno aderisca. Se la cozza risulta troppo bagnata, vedete com'è asciutta? Come faccio a farvi vedere? Vedete com'è asciutta? Eh sì, non c'è il liquido. Non c'è il liquido? Sì. Se la cozza risulta troppo bagnata, il ripieno naturalmente non aderisce perché c'è l'acqua e quindi una volta che andate a friggere, il ripieno se ne va da una parte e la cozza se ne va dall'altra. Quindi? Quindi,
Deve essere asciutta. Deve essere asciutta. Mettetela a scolare a testa in giù. Nel caso in cui invece le aprite a mano, che cosa fate? Le andate a tamponare con un po' di carta assorbente per togliere il liquido in eccesso. Non è che devono essere asciutte asciutte, però non devono avere l'acqua di vegetazione. Bisogna fare a scuola. Va bene? Bisogna fare a scuola. Con questo metodo si possono fare con il sugo? Sì, ma senza pane io le ho fatte con il sugo. C'è la ricetta sul sito. Senza pane, solo uova e formaggio. Poi se ti piace puoi anche farlo. Andiamo a farcire le cozze. Così. Allora, prima di farcirle tutte io vorrei provare a vedere se il composto è giusto. Vediamo, facciamo una piccola polpettina. Così vediamo sia se l'olio è caldo. No, alziamo. Non è ancora caldo. E vi dicevo, per farcire invece queste qui con tutti e due i gusci, facciamo lo stesso, una piccola polpettina e la andiamo a farcire, così. Potete utilizzare anche un cucchiaino, che io forse avrei dovuto prendere, va bene, però non fa niente, possiamo fare lo stesso, così. E ora vi faccio vedere come fare, perché in cottura non si stacchi il guscio. Si vede come sto facendo? Beh, le cicciotte che devono essere piene di ripieno. E vedi, adesso l'olio sta cominciando a essere caldo. Aspettiamo un altro po'. Sì, Lina Putignano, sono aperte sul gas. Io le ho aperte sul gas. Sì, però ho detto anche prima che potete aprirle tranquillamente a mano oppure prendere i mezzi gusci già aperti dal pescivendolo. C'è Angela che risponde a tutti già. Va bene, ok, io non me ne sono accorto, ho visto la domanda e ho risposto. Arrivo subito. Pochi minuti, pochissimo sì, tempo. Ma proprio pochissimi minuti, non appena vedete che accennano ad aprire le cozze, voi le togliete. Mi raccomando, mettete un coperchio, così fate prima. Ora, che cosa facciamo per assicurarci che in cottura le cozze a due valve non si aprono? Le andiamo a chiudere. A chiudere non significa sigillare in maniera stretto, no, appena appena così, giusto per non far staccare la valva in cottura. Anche perché poi quando si andranno a friggere si espande. Eh sì. Altrimenti, se no, poi quando andiamo a friggere il composto si deve gonfiare e poi non riuscirà a cuocere. Va bene? Questo è solo perché magari volete fare un aperitivo. Volete anche bello vedere lo spago, dai. Anche bello. Sì, volete, ma comunque prima di servirlo lo dovete togliere. Può sembrare antico, ma. Questo è solamente per evitare che la valva senza cozza si stacchi dall'altra. Ma prima di servire poi lo dovete togliere lo spago, solamente perché se volete fare un finger food, un aperitivo un po' più scenografico, più carino, volete mettere le cozze con tutte e due i gusci, allora fate così. Se invece siete pratici e veloci e volete fare solamente una cosa buona, ma che risulterà anche bella, perché come avete visto nella foto che ho pubblicato sembrano carine, fate come ho fatto io col mezzo guscio, anche perché queste cozze non avranno neanche, avranno vita breve, una volta arrivate a tavola non esisteranno già più, quindi meglio perdere poco tempo per farle. Ora, l'olio sembra pronto, andiamo a provare a friggere. Io ho preparato tutto, sì. Proviamo a metterne una, vediamo che cosa fa. Allora, un altro consiglio piccolo piccolo: se avete tempo, queste ve le preparate tutte e le tenete in frigorifero, in modo che il composto si amalgama bene, e si attacca bene alla cozza e non abbiamo rischi. Ora vieni qui che facciamo vedere che metto
a cuocere, a friggere. Vediamo che cosa fa, se si stacca oppure no. Alzo un po', era ancora un po' bassa, però va bene così. Aspettiamo di vedere, fatemi togliere un po' di cose così ci vediamo meglio. Nel caso in cui vediamo che il ripieno si stacca, vuol dire che è troppo morbido, andiamo ad aggiungere o altro formaggio oppure il pan grattato. Ok? Se ci sono domande, io le cozze le apro a crude e le riempio. Chiara, l'ho appena detto che potete fare in tutti e due i modi. Sì, chi ha, aperte a crudo, chi ha difficoltà ad aprirle può fare quel oppure passaggio. Oppure chi non ha tempo per aprire le cozze a crudo le apre velocemente sul gas. Non cambia tantissimo il risultato, perché le cozze aperte sul gas stanno veramente un minuto. Come avete visto, vedete come sono? Sempre che le ho aperte sul gas, non si sono né risicchite, non sono perfette. Quindi, queste non arrivano al finger food. Un accorgimento pratico. Sì, ma io l'ho detto. Sì, in effetti. Non che si possono aprire. Togliamo questa polpettina, aspettiamo un altro po'. Nel frattempo sembra che il ripieno non vada da nessuna parte, vedete? Ve la alzo per farla vedere, guardate. È rimasta attaccata, quindi dovrebbe essere perfetta. Adesso la giro per permettergli di cuocere bene e poi vi faccio vedere il risultato. Nel frattempo io farcisco con gli altri che ho preparato. Ho preso il cucchiaino così magari mi sporco meno. La ricetta è nel link. Sì, la ricetta è nel link. Sì. Angela Fiorentino, appena ci sarà modo faremo i lampascioni fritti in diretta. Perché hanno un effetto wow i lampascioni fritti, che penso che nessuna ricetta possa avere l'effetto wow dei lampascioni fritti. E io ne faccio veramente tantissimi. Ok, col cucchiaino, vedete, è ancora più semplice farci. Così. Fa caldo da voi? Da noi sì, tantissimo. Ecco, così deve essere bella ciccio bella piena, tanto poi in cottura si gonfia e tutto va al posto suo. Adesso fatemi fare quest'altra e poi devo togliere quella che ho messo e finiamo. Pane, sì, io farò così, appena scottato. Fate come credete meglio, come vi riesce meglio. È inutile ostinarsi nel fare qualcosa che ci porta via tempo, quando c'è un metodo che invece ci permette di fare le cose più velocemente e con lo stesso risultato. Per i cultori delle cozze a crudo, lo facciano a crudo. Eccola qua, guardate. Che bella! Perfetta! Non è bellissima? No, è perfetta! Ora andiamo a mettere gli altri. Tolgo la polpettina che avevo messo all'inizio, abbasso l'olio perché la mia piastra è un po' comonella e vado a mettere gli altri. Anche quello del pullman vuole le cozze. Purtroppo, non so se qualcuno ha chiesto, proviamo a mettere anche queste qui con lo spago. Non si possono fare senza formaggio. Non perché io ho deciso che non si possono fare senza formaggio, ma perché ci vuole qualcosa che tenga il pane che faccia da legante. Paura che schizzi e ci facciamo male, tanto si vede lo stesso. Ah, e stiamo più tranquilli, ok? Dimmi. Infatti, se prendono le cozze già aperte, sì. L'acqua come la recuperano? L'acqua che sta nella vaschetta delle cozze, quando almeno
no, da tutti i Insieme da vestirendolo, ci danno una vaschetta con le cozze a mezzo guscio che contengono già l'acqua. Recuperate quell'acqua, quella è l'acqua di apertura delle cozze. Quella è l'acqua che quando il pescivendolo apre le cozze, fuoriesce dalla cozza e viene recuperata. Naturalmente la dovete filtrare. Filtrato. E sempre 2 cucchiai, non troppo. Se poi voi ci riuscite ad assaggiare il composto crudo, assaggiate il composto crudo e vedete. Se non è salato, aggiungetene dell'altra. Spostiamo un po'. Così. Io sposto questa cosa qui perché fa caldissimo e stiamo sudando. Ora vedete quella con lo spago? Raffaele, si vede? Sì. Quella con lo spago non si è aperta e il guscio non è andato da nessuna parte. Ma sono venute belle. E se prendessimo... No, quelle surgelate. No, un'altra storia. No, innanzitutto non ho mai visto le cozze surgelate con il guscio, però devo dire la verità, io il pesce surgelato non lo compro mai, quindi potrebbe anche esistere, ma le cozze surgelate non ve le consiglio, non hanno un buon risultato una volta qua. Non comprate le cozze surgelate, l'altro pesce sì, potete utilizzare il pesce congelato, Tonio tu non mi ascoltare, ma le cozze no, i molluschi congelati secondo il mio parere modesto no, i molluschi congelati no, non sono buoni. Forse a voi piace, questo è il mio parere, nessuno vi sta dicendo che se mangiate i molluschi congelati vi succede qualcosa, no, solamente non sono, secondo me non sono buoni, hanno un profumo totalmente diverso. Il sale va messo nell'impasto? No, perché ho messo l'acqua delle cozze e poi c'è tanto formaggio e quindi vedetelo tutto il video se non capite, e quindi non serve mettere il sale, sì, non lo mettete, soprattutto se poi utilizzate il pecorino non mettete il sale, mettete tanto pepe e l'aglio. Mi piacerebbe farvi sentire il profumo che è veramente ottimo, buonissimo. Scusate, devo togliere il volume perché c'è qualcuno che sta mandando messaggi a ripetizione. Allora, un altro poco, questa è pronta, la togliamo. Naturalmente potrebbe succedere, come penso che succederà anche a me, che vi avanzi del ripieno. Che cosa fate se vi avanza il ripieno? Non è che lo buttate, fate le polpette, semplicemente fate le polpette e le mangiate lo stesso, va bene? Il regista sta sudando anche l'acqua del battesimo, si vede proprio pure io, fa un caldo tremendo. Alzo queste altre 2 che sono pronte, te lo richiedo, scusami, utilizzi olio d'oliva per friggere? Sì, oggi sto utilizzando l'olio extravergine di oliva per friggere perché col pesce preferisco utilizzare l'olio extravergine d'oliva, però come vedete il risultato è un'altra storia. Un'altra cosa, potete utilizzare anche l'olio di semi, vengono benissimo lo stesso, anzi non succede proprio niente. Io nel frattempo che parlo con voi magari continuo a friggere perché queste cozze devono andare, devono partire. Vabbè, dicevo, potete utilizzare naturalmente anche l'olio di semi. L'unica cosa che io vi consiglio è di non friggere in poco olio, perché per quanto vi possa sembrare strano, meno olio mettete, più olio assorbirà il cibo che andrete a friggere. Io ho visto delle scene orripilanti di friggere i panzerotti in 2 dita di olio, dove i panzerotti nemmeno galleggiavano, e non va bene perché quel panzerotto non è fritto bene e non sarà neanche buono perché avrà toccato il fondo della padella e quindi la base si sarà bruciata. Si siede sul fondo. Se dobbiamo friggere, friggiamo in olio abbondante, utilizzate l'olio di semi di arachidi che è veramente ottimo, così non andate a spendere tanto, però utilizzate
ricollo. L'unico alimento che per avere un buon risultato ha bisogno invece di poco olio per friggere, qual è? Le patate fritte. Se volete delle patate fritte che risultino croccanti, oltre a togliere l'amido, cuocetele, friggetele in poco olio e avrete delle patate fritte croccanti. Va bene? Ok, allora, io penso che abbiamo detto tutto. Io ho abbassato la piastra. Attenzione che le cocce possono scoppiettare, che sono assassine. Sì, adesso ripeto tutta la ricetta, che comunque trovate nel link. Ripeto la ricetta e poi ci salutiamo perché fa caldo, il regista sta morendo. Vedete il video. Comunque il video lo ritroverete su YouTube. Non 3 secondi, vedete? Sono... No, 3 secondi. 3 secondi, stavo non vedo 3 secondi. E che cosa vedo 3 secondi? Anche oppure un minuto. Questa già è pronta. Ci sono tutte le delucidazioni. Ma guardate che sono belle, anche se le mettete a testa in giù, non si staccano. Perché? Perché, come vi ho detto, le cozze erano ben asciutte. Allora, il ripieno ha aderito bene. Se le cozze fossero state bagnate, si sarebbe staccato tutto. Ciao Raffaele, sempre tu dalla Finlandia. Un po' di frescura. Detto te, quanti gradi hai tu? Com'è il tempo da te? Raccontaci. Io continuo a friggere nel frattempo. Me ne mancano poche e poi, comunque, adesso vi ripeto la ricetta. Come vedete è abbastanza facile, vero? Assassina. Se fate con... Quante sono? Cozze fritte alla pugliese? Cozze fritte alla pugliese. Cozze fritte alla pugliese, signori. Sì, e sono ripiene, mi faccio poi per friggere solo le cozze. Cozze fritte alla pugliese, internazionale. In forno, se vuole fare la cottura sì, in forno. Sì, si può fare anche in forno, con un chilo d'olio. Cioè così come sono. Vedete il forno abbastanza forte, quindi 200-220 gradi, un chilo d'olio e mettete nel forno. Se le mettete in forno non mettete troppo condimento, altrimenti finché andrà a cuocere tutto il condimento, la cozza dentro diventerà veramente invisibile. Allora, forse ho finito, no, ce n'è un'altra. Sto facendo più in fretta che posso. Oggi piove, 15 gradi, beato te. Ciao Irene a Catanzaro. Aspettate che io devo sollevare queste. Guardate che bel colore. Splendide sono venute, splendide. Signori. Ah, brava. Vediamo se chi mi segue si ricorda. Chi diceva in un film famosissimo che io ho visto miliardi di volte? Ah, brava. Chi lo diceva? Adesso vi ripeto la ricetta, regista, non ce la fa più. Arrivo. Quest'altra, l'ho finita. Grazie, Elena. Allora, adesso vi spiego, vi dico tutto, anche come poterle conservare preparandole prima. Lino Banfi, dico. No. Con tutto il rispetto per Lino Banfi, Morena, non sono film che io vedo. È un film bellissimo, con una ragazza bellissima, dove c'era il suocero. Che faceva finta, adesso vi sto dicendo tutto, che faceva finta di essere sordo per non ascoltare quello che gli diceva la regina, che era la moglie.
Allora faceva finta di essere sì, sotto, Toto. Però quando Toto. Invece parlava la nuora, Toto. Oppure Toto. No. Quando invece parlava la nuora, invece lui sentiva bene perché la nuora era brava e bella. La principessa Sussi. Sissi, Sussi. Guarda, chi l'ha indovinato? Brava! La principessa Sissi. Sì, la principessa Sissi. Ah, sì. Io quel film l'avrò visto. Sussi. No, Sussi. L'ho sbagliato a scrivere. Sissi. Sissi. La fretta di scriverlo. Sì, la principessa Sissi. Sì, la principessa Sissi. Non lo adorate anche Indovinate. Voi quel film? Non è splendidamente splendido. Vabbè, ma chi era? Mai visto. Tu non hai mai visto Sissi? Non mi ricordo. Non ricordo. Te ne devi andare. Non so. Chi è l'attore? Come chi è l'attore? L'attrice era Romy Schneider. L'attore. Non so se viva ancora, veramente. Dalle cozze siamo passati alla principessa Sissi. Va bene, aspetta. L'attore chi era? L'attore non mi ricordo, lui non è insignificante. Sì. Era lei la protagonista del film. E beh, la principessa Sissi, Sussi, Sussi, Sissi, oh. Sussi, Sussi, Sissi, Sissi, sì, la regione. È un romanzo, mi sa. No, non lo so se c'è anche il romanzo, però il film era splendidamente splendido. Allora, ripetiamo la... Pure io ce li ho tutti i film, coi baffi suocero, esatto. Quando non... Aspetta, faceva finta di non ascoltare e qualcuno glielo ripeteva, il suocero con i baffi faceva finta di non sentire, di essere sordo, faceva l'indiano, allora glielo ripetevano, sì. Quando lui vedeva qualcosa diceva ah bravo, questo è ciò. Passiamo a noi, veniamo a noi alla ricetta delle cozze fritte. Come le abbiamo fatte? Innanzitutto una signora mi ha chiesto la ripetizione della ricetta, non lo so se sta ancora la signora, si è stancata di ascoltarmi e se n'è andata, però io la ripeto. Allora, abbiamo fatto le cozze fritte. Come abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo eliminato il bisso dalle cozze. Ah, bravo! No, non è così. No? No, no, non rovinare. Ah, bravo! È diverso. Ma lo diceva lì? No, lo diceva il vecchietto. Lui Quando stesso. Qualcuno di... Lui faceva finta di... Lui stesso diceva bravo. Sì. A se stesso. A quello che gli aveva ripetuto la cosa... che lui aveva fatto finta di non ascoltare, poi dice ah bravo, basta, passiamo alle cozze. No, ah, Ostola, arrivo, scusami. Sì, era il marito della regina madre. No, è morta Romy. Oddio, oh my god, è morta Romy, si chiamava Romy Schneider. Romy Schneider, cioè è vecchissimo sto film allora. Sì, è vecchissimo, penso che io ero ragazzina, cioè, avevo 12 anni, 13 cioè all'epoca dei film muti, 1920. Cioè all'epoca di Garibaldi sono parlando. Piccolina, io non sono vecchia. Cioè, è morta questa qua. No, no, pure lei era piccola. All'epoca di Garibaldi, il cinema muto. Che cinema muto? Parlavamo ecco perché, tutti. Ecco perché faccio il sonno. Sei buono. che peccato che è morta. Va bene, comunque, torniamo alle cozze. Beh, allora, dai, non mi interrompere più, sennò mo perdo il filo. Allora, come dicevamo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pulito innanzitutto le cozze. Quindi abbiamo eliminato il bisso, le abbiamo lavate, vi ho dato tutti e due i metodi di... per lavare, per pulire le cozze, quindi o con la paglietta o con il sale. Poi io le ho aperte sul gas per qualche minuto, ma esattamente 2 minuti, a fiamma altissima, padella rovente, mettete le cozze, mettete un coperchio, il vapore che ne uscirà favorirà l'apertura delle cozze. Le cozze si apriranno immediatamente, nel giro di 1 minuto, 2 minuti vedrete che le cozze cominciano ad aprire. Non appena le cozze accennano ad aprire, voi spegnete il gas e alzate le cozze e conservate il liquido di cottura delle cozze che andrete a filtrare. Mi raccomando, filtrate il liquido di cottura delle cozze. Poi che cosa facciamo? Mettiamo in ammollo il pane raffermo, meglio se si tratta di pane. I miei erano panini, come vedete, però è venuto bene lo stesso. Però se fosse pane, se usate il pane, sarebbe meglio. Prima di andare via lasciate il link alla un mi piace alla pagina. Aspetta, no, io non ho finito. E che ha detto? L'intermezzo è questo che si dice. Aggiungete al pane ammollato e strizzato. Prima di metterlo in ammollo aggiungete 2 cucchiai di acqua delle cozze e poi l'acqua del rubinetto. Una volta ammorbidito il pane lo andate a strizzare bene bene, mi raccomando, deve essere più asciutto possibile. Una volta strizzato andate ad unire il pepe, il sale no, perché aggiungeremo il pecorino, il pepe, l'aglio, il prezzemolo e poi aggiungete le uova.
tutti gli ingredienti, le dosi le trovate nel link. Comunque dovete andare sempre a sentimento, a occhio, perché se le uova sono grandi ne aggiungerete più formaggio, se il pane era più bagnato aggiungerete ancora più formaggio oppure meno formaggio. Vi dovete regolare in base agli aggiustamenti del caso che otterrete. Aggiungete tutte queste cose qui, aggiungete il prezzemolo e abbondante aglio, e una volta ottenuto il composto andrete a farcire le cozze. Se volete fare delle cozze a mezzo guscio, eliminate il guscio vuoto e farcite la cozza così. Se volete fare invece delle cozze che hanno entrambi i gusci, fate come ho fatto io, e quindi con lo spago. Lo spago lo dovrete mettere, come vedete poi se ne viene facilmente. Vabbè, il video, basta rivedere il video. Sì, aspetta un secondo, una signora mi ha chiesto di ripetere. C'è il video, potete rivedere quante volte volete. Lo spago serve perché se non lo mettete, la valva della cozza senza ripieno si stacca. Quindi avrete o questo risultato o questo risultato. Scegliete voi in base ai vostri gusti e a quello che dovete fare. Il sapore da questo a questo non cambia, cambia solo l'aspetto. Sì, questo è mezzo guscio, questo è mezzo guscio, e questo è a guscio intero. Va bene? È spiegato. Penso che sono stata chiara. Ok, ora io elimino questo, vado il video, lo trovate questo. Su YouTube. Il video adesso lo carichiamo su YouTube. Cucina con me Graziella. Sì. Iscrivetevi. Se questa video ricetta vi è piaciuta, condividetela, così magari fate in modo che qualcun altro mi conosca, ci conosca e faccia parte della nostra grande famiglia. Buon per lei. In più vi volevo dire che c'è sempre il mio gruppo nel quale ci divertiamo tantissimo e parliamo di tante cose. Il gruppo si chiama Cucina con me Graziella, fra parentesi il gruppo. Cercatelo e iscrivetevi. Nel gruppo facciamo tante belle cose. Va bene? Ok, io finisco di cuocere questo e ci diamo appuntamento a venerdì. Venerdì pomeriggio alle 4:30. Nel caso giovedì, mannaggia sto venerdì. Facci stare con Graziella. È stato, io vi lascio. Lui sta sudando anche l'acqua del battesimo. Abbiate pazienza. Adesso chiudiamo subito. Allora, vi dicevo, nel caso in cui venerdì pomeriggio io dovessi andare a lavorare, giovedì pomeriggio, accidenti, io dovessi andare a lavorare, magari la diretta la sposterò la mattina. Se poi io dovessi andare a lavorare anche la mattina, vi avviserò naturalmente, la sposteremo ad un altro giorno. Però al momento io vi do appuntamento a giovedì pomeriggio alle 16:30. Lo faccio io la diretta, vi faccio vedere come si fa l'uovo fritto. Lo sai fare? Sì. Anzi no, la frittatina. Aspettate un attimo che devo fare una cosa, devo togliere l'olio perché la mia piastra continua a riscaldare. Arrivo subito, vi faccio vedere una cosa e ci salutiamo. Oggi ho fatto un macello. Se vedete la cucina sembra che ci sia stato un bombardamento. Va bene, non è importante. Allora. Il tocco. Io devo fare sempre le cose. Il tocco di classe. Questi qua li trovate in tutti i negozi di casalinghi. Sì, o sul nostro canale e-commerce. Ma che cosa stai dicendo? Non gli date retta. Vendiamo tutti gli articoli inerenti. Naturalmente se ne fate tante, no. Ma se ne fate poche, sì. Ci stiamo organizzando. Non sono carine. Ma la cozza sulla barchetta. Offerte, e beh certo. Cioè, torna al suo posto, nel mare. Torna a casa. Torna cozza. A casa, cozza. Allora, visto che qua abbiamo messo quella con tutte e due le valve, gli mettiamo un'altra. Secondo me è un aperitivo perfetto. No, questa è troppo grossa, è cicciona per andare insieme a questa. E poi soprattutto scotta. Non solo scotta la cozza, scotta questa malefica. Aspetta un attimo.
Aspetta, la tolgo. Arrivo subito, eh. Tu inquadra le mie bellissime cozzette. Guardate che belle. Aspetta, perché scotta qualcosa? Non è che quando prendi lo prendi. Cozze fritte pugliesi. Alla pugliese. È scottissima. Cozze fritte alla pugliese. Uno, due, via. Sono internazionali. Mamma mia, che scottava, il calore che emanava quel coso era terribile. Ok, eccole qua. Non sono carinissime? Diteci, sono belle o no? C'è ancora qualcuno? O se ne sono andati tutti? Fanno male, non si sente? Noi le cozze piene riempiamo crudi, fritte, fanno male, non si sente il gusto del nato. Vabbè, un'altra ricetta dobbiamo... Assunta, forse le hai mangiate fatte male le cozze fritte, perché le cozze fritte non fanno male. Bisogna vedere come le fate. Assolutamente no. Secondo te io adesso facevo una ricetta di una cosa che fa male? Boh, vabbè. Allora, forse non erano fresche le cozze che hai mangiato tu, non lo so. Qua. Ehi, va, io comando. Ok, pronte le cozze fritte. Le cozze fritte stasera le potete trovare dal ristorante da Graziella. Non dire queste sciocchezze. Presso il castello di Conversano. Perché io non ho nessun ristorante sotto la Ricove. Il castello di Conversano, magari ce l'avessi, vi inviterei tutti, ma non ce l'ho. Ok, allora, come abbiamo detto, trovate la ricetta nel link in descrizione e il video su YouTube. Ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4:30 per fare un dolce. Aiutatemi suggerendomi che dolce possiamo fare, che dolce volete che si realizziamo. Breve, veloce e fresco. Magari senza l'accensione del forno. O prepariamo un sorbetto o un gelato, adesso vediamo. Va bene? Ok. Noi ci salutiamo perché anch'io sto sudando. Siete camicia? Sì. E ci vediamo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, ciao Mattias, ciao Noemi, grazie al regista, grazie a voi che mi avete seguito sempre, che siete tutti quanti così carini con me e mi riempite veramente di complimenti e di foto. Grazie a tutti, un bacio, ciao, 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 ciao Mattias, caldo. Fa caldissimo, non ce la faccio più. Va bene. Ciao, ciao, alla prossima.